Bene, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo nostro martedì letterario che vede la collaborazione del Liceo Cassini e delle insegnanti, la vicepreside Stefania Sandra, che salutiamo con un applauso. E la professoressa Francesca Rota Gentile, che ringrazio anche per la presenza dello scrittore Paolo Di Paolo, con il libro Romanzo Senza Umani della Feltrinelli, che ci raggiungerà da remoto. Purtroppo c'è stato un problema di trasporti, come spesso accade, però siamo riusciti ad averlo in qualche modo con noi e a rispettare questo appuntamento a cui tanto tenevamo. Quindi chiedo per gentilezza, ecco, ci siamo, quindi salutiamo con un applauso Paolo Di Paolo. Cercheremo di fare delle domande abbastanza veloci. La prima chiedo a Paolo Di Paolo: noi oggi affronteremo un romanzo Senza Umani, che è un romanzo invece che parla proprio di noi, degli umani, parla in maniera addirittura fortissima di quello che siamo diventati, del ghiaccio che abbiamo dentro, dei nostri sentimenti, della ricerca di un aggancio per rimanere appunto umani, da ricercare magari nel passato, cercare una via per un presente che possa essere la nostra dimensione, cercando in qualche modo anche di superare quell'accidente, quell'incidente, quella casualità, perché tanto la vita non è in ordine alfabetico come ci ha insegnato Tabucchi. E la mia domanda è prima del romanzo. Il romanzo poi lo lascio alla professoressa Stefania Sandra. Quando è il momento in cui Paolo Di Paolo ha pensato che il suo personaggio sarebbe stato bello che cominciasse a camminare su quel lago gelato che lo portava 500 anni indietro e 500 anni in avanti? Quando pensava che si potesse veramente scrivere un romanzo senza umano con i suoi occhi? Allora, intanto buongiorno, spero che mi sentiate. Datemi conferma. Sì. Mi sentite? Allora, ringrazio tutti e mi scuso perché ero all'aeroporto di Roma, appunto pronto per raggiungere Nizza e da lì Sanremo, ma purtroppo per ragioni, credo, di un problema in radar dell'aeroporto di Nizza, il volo poi è stato cancellato, rimontato su Genova, ma a quel punto non avevamo più tempi per raggiungervi lì, e questo naturalmente mi dispiace molto perché con Francesca parliamo di questo evento da molti mesi, ben prima dell'ingresso del romanzo della Cinquina Strega, che poi mi ha portato in Liguria perché ho fatto una tappa genovese, che è la storica tappa di Cerco proprio con Francesca, e quindi io faccio la promessa proprio aperta e sicura di rifissare con voi una data nei prossimi mesi e tenere in presenza, perché il lavoro che comunque è stato fatto e anche la partecipazione del pubblico, che vedo solo in parte, appunto mi dispiace in qualche modo deluderla. Però la tecnologia ci consente quantomeno di saltare il nostro dialogo. E la prima domanda che mi è stata fatta è interessante perché credo che la risposta più sincera sia che quel personaggio è venuto fuori quando io stesso mi sono messo in viaggio intorno al lago di Costanza. C'è stato un momento in cui, leggendo un libro di storia del clima, mi ero imbattuto nella vicenda di piccola era glaciale, cosa che forse negli anni di scuola non avevo messo a fuoco, e a un certo momento mi ha talmente affascinato e anche un po' interdetto o addirittura così lasciato atterrito l'idea che le temperature in Europa alla fine del XVI secolo fossero crollate tanto vertiginosamente da produrre inverni interminabili, e a maggior ragione il fatto che il lago di Costanza, appunto, lago del centro Europa, gela completamente per 6 mesi tra il 1572 e il 1573. Mi interessava provare a capire se potevo raccontare una storia intorno a un paesaggio ostile, a un paesaggio selvaggio, a un paesaggio per l'appunto senza umani. La prima cosa che mi è venuto istintivo fare è stata quella di raggiungere Costanza e cominciare a fare il primo giro del lago, vedere quali fossero quei paesaggi, a prendere delle note, degli appunti. Alla quarta volta, credo, o alla terza, che ero intorno a quel lago, ho pensato che quel personaggio che cammina intorno al lago
potesse essere il mio protagonista, per far sì che un tema che portava il libro verso il romanzo storico, cioè un'ambientazione remota, 4 secoli e mezzo fa, potesse essere legata a uno sguardo del presente, nel presente, attraverso questo personaggio che appunto gira intorno al lago, che è uno storico che ho immaginato in mezza età, il quale ha bisogno di ascoltare quello che il lago ha da dirgli e forse di mettersi in contatto anche con una parte profonda di sé.